Costruiamo un dado con le facce colorate. Copiate e stampate questa schermata su un foglio di carta o cartoncino. Ritagliate lo schema con le forbici. Piegate tutte le alette. Cercate di montare il cubo e di chiuderlo prima di mettere la colla per sapere dove vada ogni faccia. Colorate le facce del dado come vedete nello schema qui. Attenzione, le fasi che seguono devono essere eseguite dopo aver colorato le facce del dado. Mettete la colla su una delle alette, incollatela al posto giusto. Premete con le dita perché si incolli bene. Fate lo stesso con tutte le altre alette. Se avete fatto tutto, il vostro dado è pronto. Qui lo vedete bianco, ma in realtà dovrebbe avere le facce colorate. Devo lanciare il dado per disegnare il mio Picasso. Ora lancio 4 volte il dado. Con il primo lancio scegli il colore e la forma del viso. Con il secondo lancio scegli il colore e la forma dell'occhio. Con il terzo lancio scegli il colore e la forma del naso. Con il quarto lancio scegli il colore e la forma della bocca. A me sono venute fuori queste parti del viso. Primo lancio, il volto azzurro. Secondo lancio, occhio rosso. Terzo lancio, naso arancione. Quarto lancio, bocca gialla. Fate anche voi i vostri lanci e avrete le vostre 4 parti. Sicuramente i vostri lanci avranno dato risultati diversi. Disegnate sul cartoncino o su un foglio di carta le vostre parti e coloratele. Ora colorate un foglio con tempera e una spugnetta. Quando avrete finito, lasciate ad asciugare. Incollate le parti che avete ritagliato sul foglio che avete pittato con le spugnette. Questo è il mio Picasso, ora provate voi.